Uè, voglio, non perdiamo tempo allora, eh? Non perdiamo tempo. Cosa devo fare subito? Il pennello è in ammollo. Pennello in ammollo. Oggi ho il colla. Oggi è un setup vintage per il dilernia, per rianimare un po', vedere lo stato della materia prima, insomma. Intanto il colla, che praticamente ho acquistato solo io perché non ne ho mai sentito parlare in giro, quindi unico modello in circolazione. Alla fine è un 48 corto, no, il ciuffo comunque è di alta qualità, è un maiale sbiancato di livello, manico in alluminio. Già che ci sono, diamoci un po' di prebarba, il noai. Anche sul bafo, perché alla fine il bafo non l'ho tagliato durante la settimana, quindi ha un baffo piuttosto pronunciato, insomma, profondo. Bene, fatto questo, io direi che si può fare una cosa. Si può armare Raso Rock BBS, di cui abbiamo visto recensione ieri, bel pezzo il BBS. Dunque, avevo intenzione di utilizzare una Kai. Allora, in prima battuta mi ero svegliato con Feder, però poi ho detto, beh, rimango un attimino un filo, un gradino sotto, un gradino, giusto un filo, e monto una Kai, giusto per rendermi conto di cos'è questo BBS, visto che è la prima volta che lo utilizzo. Tutto acciaio oggi, eh? Lama in acciaio, rasoio in acciaio. Vediamo se sarà una epilazione questa o... insomma, la Kai ha il suo perché. Io ho fatto tutto, adesso vado a fare il caffè e prendere il soap, sapone che ho messo sul termosifone tutta la notte. Ma questo perché? Tutta la notte, perché trattandosi di soap vintage, bisogna utilizzarlo con una tecnica un po' più sofisticata. E il dilernia gira per casa. Vabbè, ma perdiamo solo il contatto visivo, ma io ci sono, voglio.
E intanto andiamo al Mondial Zagara, Mondial Firenze. È di Firenze Mondial. Sì, è Firenze Mondial. Non leggo, comunque vado a memoria, Firenze. Mondial Zagara. E vado io. Trattasi di vintage. Ma il profumo delicato c'è ancora. Consistenza è ancora morbida, però io monterei direttamente in confezione. Monterei in confezione perché tanto è vintage. Facciamo una cosa. Battendo l'acqua calda, ci mettiamo un filo d'acqua dentro, calda. Beh, sì, ma non è che posso sprecare tutta quest'acqua in attesa dell'acqua calda, Dai, sì. Allora, acqua calda. E basta, un filo dentro. Avrei dovuto farlo prima, però vabbè. Intanto mi gusto il caffè, oh. Come state? Sette minuti sono passati. E più tre di montaggio. Secondo me posso montare. Sofisticato questo montaggio, Guarda che sciolgo tutto il sop. Ma la faccia del vintage. Zagara. Ma io direi che il prelevamento di sapone basta così, Mondial, quindi. Beh, devo dire che ha mantenuto sia fragranza che consistenza. Il colla ha fatto
un lavoro stupendo. Io, dopo aver sciacquato il rasoio nuovo, partirei con la rasatura, quindi 2,42. Vado, vediamo i baffi. Non me li ha strappati, eh. L'angolo si mantiene chiuso. Rade il ragazzino, qua mi sono tagliato, perché ho sentito la lama che ha strisciato. Fa niente, vediamo che cosa esce. Sangue verde. Perché di Lernia parla. È come parlare mentre si mangia. Quando si mangia non si parla, eh. È la stessa cosa quando ci si rade. Il sop è fantastico. Ma deve essere stato ottimo il montaggio, vediamo un po' la prima passata. Risciacquo dopo danni subiti, a parte questo cosino qua che stranamente non sanguina neanche più di tanto, ma si è alzata proprio la
la carne, voglio, magari era un brufoletto che è saltato. Niente di più facile. BBS, ma il suo perché? Diciamo che ti invita a spingere senza paura. Qui raccogliamo ancora un po' di Mondial, anche se è un peccato perché ho già il pennello intriso. Colla è favoloso, eh. Il sapone è ancora vernice. Tanta roba mondiale. Mamma mia. Guarda come ha mantenuto la lucentezza. Un sapone di 5-6 anni. BBS è proprio un bel rasoio, sì, mi piace. Direi che si può utilizzare anche tutti i giorni, eh. Non è aggressivo, è efficace. Mettiamoci. Mondial, Zagara. Zagara. Costa una fucilata però. Costa come un tasso praticamente.
Paradeo. Sono baffi. Com'è? È BBS, eh? Giusto un ultimo ritocco. Più di così, oh. Effettivamente si chiama nel modo corretto. BBS. Tanta roba, eh. Bene. Bel risciacquo al viso. Bello bello questo BBS. Offre delle performance, mica da ridere. Devo ancora capire come non mi sanguinino le ferite. Fammi lavare anche il colla e poi traiamo le conclusioni di questa rasatura. Risciacquato anche il sapone all'interno perché mi spiace, insomma, anche perché non lo userò per un bel po', quindi la risciacquata è d'obbligo. Qui siamo su alti livelli di rasatura,
alti livelli degli strumenti utilizzati. La cavi praticamente non si sente su questo rasoio grazie a un'angolatura, un'angolazione di utilizzo molto bassa, si aggira intorno ai 35-40 gradi del rasoio, per cui è notevolmente facilitato l'utilizzo. Lo trovo efficace, in vita a spingere non è pericoloso, lo si può usare quotidianamente. Io direi che è un rasoio definitivo, costa 90-95 euro. Però ha il vantaggio di essere sicuramente in acciaio e quindi è un materiale per i rasoi nobile e dura una vita praticamente, con l'anticorrosione fatto in acciaio 316L che abbiamo visto essere utilizzato in orologeria. Io sono rimasto veramente stupito da questo Mondial, utilizzato con il colla sapientemente, colla che è un pennello di altissima fascia in setola di maiale. Zagara di Mondial veramente ha sostenuto i tre montaggi più l'ultima per le rifiniture in maniera veramente eccellente, mantenendo lucentezza di utilizzo, scorrevolezza da vendere. Mondial. E adesso per non farci mancare nulla, io direi di utilizzare la colonia Alvarez Gomez. L'Alvarez Gomez, tanta roba. Parte che è potentissima l'Alvarez. Qui da schiaffo praticamente. Come è forte, questa fa 80 gradi, voglio boccetta da 400. Non bevete l'after, te capi? Questo è il BBS di brutto. Ammazza, vado a fuoco. È potente questa colonia. Questa è colonia concentrata, meno male. Che è concentrata. Ci vorrebbe una crema idratante, ma la metto dopo. Mazza, ho BBS qua. Bene. Allora, andiamo qua nell'oculo. Sono ormai le 3 e le 3? Sì, sono le 3, dai. Beh, non ci abbiamo messo tantissimo. Qui con la rasatura un po' come al solito, eh? Ore 15 del pomeriggio, bagno di Lernia, eh? In realtà qui il fuso orario sono le 10:58, eh? Mentre invece l'orologio della diretta sono le 15. Io andrò a correre tra poco e basta. A questo punto noi ci vediamo mercoledì per una interessante puntata del mercoledì e basta, oh, vi auguro buona domenica. Soprattutto grazie per la compagnia qua nella chat erotica. Del resto noi abbiamo la nostra chat erotica, le signore hanno la loro, noi abbiamo la nostra. Quindi un abbraccio a tutti dal di Lernia e ci vediamo presto. Buona domenica.